Allora, cerchiamo di dimostrare la legge di Stevino, ok? Per cui vi ricordo, lo dovreste già sapere, vabbè. La pressione a una certa profondità di un liquido dipende dalla densità, dall'accelerazione di gravità e dalla profondità a cui è posto il punto che stiamo considerando, d'accordo? Quindi cosa ci aspettiamo? Che più scendiamo, più questa pressione cosa fa? Aumenta o diminuisce? Diminuisce. Aumenta. Aspettate, proviamo questo. Ok, chi mette le dita? Io devo il tappo. Ok, no, vabbè, dai, quando ce la faccio, Samuele, dai, togli il tappo. Siamo 1, 2, 3. Vedete come diminuisce la pressione? Come lo vedo? Da quanto lontano arriva lo zampillo? Ovviamente chi ha pressione minore è uno zampillo meno alimentato. Quindi sì, è già finito, ok? Questi qua sono posti a una profondità maggiore e quindi la loro fontanella continua. Però sta diminuendo. Le Infatti, traiettorie che traiettorie sono? Sono paraboliche. paraboliche, con posizione di due moti differenti, Rettilineo. uno Uno orizzontale che è rettilineo orizzontale, e uno verticale che è dato rettilineo. dall'accelerazione di gravità, perché è quello che fa cadere l'acqua, no? Se no andrebbe dritta. È rimasto l'ultimo che c'è ancora, ma diminuisce. Il colorante ci aiuta a vedere meglio, ovviamente, il Dove è liquido, arrivato? dove è arrivato. No, Vi ancora faccio no. notare che anche se ancora effettivamente c'è un po' di liquido, su, non è che è finito proprio. Lo zampillo è sempre più piccolino, ora non riesce a staccarsi dalla bottiglia, sta colando praticamente lungo il profilo, ok? Sta continuando, non ce ne accorgiamo più, ma c'è ancora questa parte che sta colando. No, non è finita ancora. Sì, sì. perché non si No. muove più l'acqua. No, sta diminuendo molto lentamente, esce molto lentamente. Sì. Ma se sì, noi A millimetro. premiamo con la forza di gravità, esce sempre più forte. Se ci soffi sopra. Ci vuoi soffiare, Gioele? So, però piano. Secondo me mi lava. Aumenta la pressione. Ok, abbiamo una fontanella a Ora è fiato. finita. Adesso sì, praticamente è finita. Il foro è quasi, cioè il livello È del dimezzato. liquido è quasi arrivato Ma non vedi praticamente al ancora. foro. La pressione che c'è non basta a spingere fuori il liquido. Da questa parte che lo spinge dentro, cosa c'è? C'è la pressione atmosferica che spinge il liquido dentro e quindi lo contrasta. D'accordo?